L'episodio precedente. Ragazzi, oggi ci troviamo sempre qui al centro di Trento perché andremo a sconfiggerle tutte. Le sfideremo ben tre di palestre. Andremo in giro per la città e vediamo un po' quali riusciamo a catturare. Dai che lo stiamo arando malissimo. Dai. E gelo pugno non ci dovrebbe togliere molto. Dai. Sì. Costano 82 le ragazze, sono 82 al 1200. Vedi i giocatori blu infami che ce l'hanno fregata e ci hanno messo dentro un pinzir? Te ne vedo una laggiù, bella blu. E c'è anche una gialla di là. Potremmo andare effettivamente. Andiamo a vedere cosa possiamo fare. Niente, ci ha annientato alla fine combattiterra. Ma noi abbiamo ragazzi Stella che va a concludere la palestra. E andiamo anche a conquistarla. Quindi in questo episodio sono già due palestre. Che la cosa più bella nel fare video sul proprio terrazzo è che non devo usare il 3G. Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio di Pokémon Go. In realtà ho anche un'altra cosa bella. Nei miei video di Pokémon Go sono sempre in un posto diverso. E questa è una cosa stupenda. Non dover stare per forza rinchiuso in camera. Posso uscire. Certo, sto sul mio terrazzo, ma ehi, posso uscire. Oggi ragazzi, dato che me l'avete chiesto in tantissimi, vi farò vedere cosa c'è nel mio Pokédex di Pokémon Go. Allora, prima di iniziare, come al solito vi invito a lasciare un bel pollice in su, un commentino qui sotto, se volete il prossimo episodio di Pokémon Go in macchina o magari anche in bicicletta. Inoltre vi rinnovo l'invito per il prossimo sabato alle ore 10, nuovo episodio di Pokémon Go. Detto questo, possiamo iniziare. Allora ragazzi, io direi di invece di farvi vedere il mio Pokédex, di farvi vedere direttamente i miei Pokémon, così che potete vedere anche a che livello li ho. È inutile che vi mostro solo il Pokédex. Allora, quindi andiamo su Pokémon, dato che mi avete chiesto in tantissimi, e vediamo come sono messo. Allora, naturalmente per quanto riguarda gli starter, Bulbasaur, Ivysaur e Venusaur mi manca. Charmander, Charmeleon e Charizard mi mancano. Wartortle l'ho fatto evolvere da uno Squirtle, quindi è a un livello anche abbastanza alto questo Wartortle. E poi ci manca Blastoise. Come potete vedere, il nostro Donatello, come le tartarughe ninja, gli mancano ben 90 caramelle per raggiungere il livello di Blastoise. Naturalmente poi vi farò vedere anche nel Pokédex quanti ne ho catturati su 150, che sono 151 con Mew. Allora, vediamo anche Bulbasaur. Chi coglie la citazione, mancano ben 50 caramelle a un Venusaur. E questo non è male, perché comunque ne ho già due di Bulbasaur a livello 774-746, quindi non male. Per quanto riguarda Charmander, ragazzi, stiamo proprio oltre, non ci arriverò mai, ma qua a Trento non troverò mai Charmeleon o i Charmander per far evolverlo in Charizard. Non è inutile ragazzi, è il mio Pokémon preferito, ma non lo troverò mai. Per quanto riguarda invece Caterpie, Metapod e Butterfree, la linea evolutiva ce l'ho tutta. Idem per Weedle e Kakuna e anche Beedrill, ma dopo vi farò vedere anche il Pokédex. Ora guardiamo sui Pokémon. Abbiamo un sacco di Pidgey ragazzi che devo far evolvere, perché si sa, si livella solo con i Pidgey su Pokémon Go o andando in giro tutto il giorno. E poi naturalmente ho anche un bel Pidgeot e un Cresta a livello 1055. Abbiamo Raticate, quindi anche Rattata, abbiamo Firom, Spiro, Ekans e Nagidi, quella di Harry Potter, a livello 1001. Due bellissimi Pikachu ragazzi, che mi manca ancora un bel po' per fare un Raichu, ma va bene, anche per fare un Nidoqueen e un Nidoking mi manca ancora parecchio, ma io non ho usato cheat né niente, esco ogni tanto a catturarli, ma niente di che. Ho un bellissimo Clefairy a livello 583 che devo fare evolvere, e intanto il mio amore mi dice che è tornato a casa. Perfettissimo, guarda. Meglio così, meglio tenerle in casa ste donne, raga. Abbiamo Vulpix, noi non censuriamo mai niente, mai. Manca un casino a Ninetales. Abbiamo Jigglypuff a livello... anche questo mi manca tanto per Wigglytuff, Zubat, Golbat all'infinito, Oddish e Gloom. Per Vileplume mi manca ancora poco, 50, dai, 50 caramelle e ce la facciamo. Parasect, Venomoth, Diglett, per Dugtrio anche mi manca un bel po'. Growlithe non è male. Growlithe mi mancano 25 ed è anche un livello abbastanza alto. Monkey per Primeape ancora un bel po'. Va benissimo. Psyduck e Golduck. Questo ragazzi è un video un po' diverso dal solito, giusto qui per mostrarvi tutto quello che mi avete chiesto, insomma. Va benissimo. Abbiamo Delarz, che manca poco a far evolvere un bellissimo Poliwrath. Qua a Trento ragazzi
è pieno di polywheel, ci sono solo polywheel praticamente, a volte mi spawnano anche sotto casa per dire, ma va bene, per Abarak, Dumbra, Alakazam non ne parliamo, per Webbing Bell dovrebbe mancare poco, sì dai, più o meno, 72 mancano, abbiamo Marotta, l'ho voluto chiamare Marotta perché ragazzi ve l'ho già spiegato nello scorso episodio, quando sono andato in vacanza quest'estate a Marotta vicino a Rimini, c'era pieno di meduse e quindi l'ho anche catturato qua e l'ho soprannominato Marotta, bellissimo, intanto ragazzi è apparso un meo selvatico. Un meo selvatico! Ciao gatto! Cosa c'è? Eh? Una telecamera quella? Eh? Oh, cucciolo! Peli ovunque! Non peni, peli! E sì, anche io ragazzi posseggo un Pokémon vero. Bello, eh? Che acchiappa le mosche e fa casino. Ti picchio gatto se non stai zitto, eh? Eravamo rimasti al Pokémon Medusa. Abbiamo un bellissimo Onital 823 ragazzi, assurdo! Mi manca poco per farlo evolvere, ma questo era fuori una bestia sicuramente. E poi con il nuovo aggiornamento ragazzi potete anche farvi valutare il Pokémon tramite questa spunta qua. Arriverà il vostro diciamo mentore del team giallo, rosso, blu, che vi dirà le statistiche. Abbiamo Magnemite, catturato anche questo in vacanza. Abbiamo Dodu, Dodrio, Grimer, Shellder, Gastly, Hunter. Per Hunter anche mi manca un bel po'. Vabbè ragazzi, con i trucchi è facile, no? Invece noi non li usiamo. Mac manca poco, Mac manca poco. Hai visto te? Drowsin ragazzi, sono stato a Merano alle terme e trovo soltanto Drowsin. Praticamente una giornata da non avercelo ad averne troppi. Manca poco anche lui. Poi ragazzi abbiamo Electrode, Exeggutor. Per Exeggutor ragazzi dovrebbe mancare poco. E poi Koffing e Rayon, per Rayon manco ne parliamo, Sidra, Seeking Stella che sarebbe un bellissimo Starmie, Mist Mine, Scyther, Electabuzz, Inferno, Pinza, Magikarp, perché per il Magikarp ne ho soltanto 156. Lapras, Sparky, questo perché l'ho soprannominato Spari? Sparky! Sparky perché mi manca Jolteon ragazzi, quindi adesso andiamo anche a modificare. Ok, così ragazzi si evolverà in un bellissimo Jolteon, mi manca poco per lui, ho già Vaporeon e Flareon. Ho Porygon, Omanyte e Dratini per Dragonite, manco ne stiamo qui a parlare. Io non so ragazzi, penso di essere sfortunato in Pokémon. Per quanto riguarda le uova invece ne ho una di 10 km, sono uscito appena adesso in bicicletta a farlo un po' salire. Tuttavia siamo a livello 21 e ragazzi andiamo a vedere il Pokédex. Come potete vedere ho 90 Pokémon catturati e 93 visti. Praticamente mi è scappato nel video con Dexter quel Kabuto, tutti se lo ricorderanno, no? E mi è scappato anche l'evoluzione di Clefairy. Come potete vedere ne ho tanti di Pokémon. Naturalmente questo è un video che si aggiornerà. Noi dopo tutto stiamo soltanto al quinto episodio di Pokémon Go ragazzi, quindi magari al decimo episodio vi farò tutto l'aggiornamento. Comunque andremo in bicicletta, andremo in macchina, andremo in montagna. Ogni sabato ragazzi faremo qualcosa di diverso. Oggi siamo qui in un video sciallissimo per farvi vedere il mio Pokédex, o almeno dove sono arrivato finora. Lo so, sono indietro rispetto ad altri giocatori, ma ripeto, non ho usato cheat. Detto questo, io direi che si può concludere anche quel video, guardate un po' quelli che ho, magari stoppate il video e li riguardate. E niente ragazzuoli, io vi invito a lasciare un bel pollice in su, un commentino e niente, vi aspetto il prossimo sabato con il video o in macchina o in bicicletta, dovrò decidere. Ciao ragazzi e mi raccomando, catturateli tutti. Ciao!